Fantavolando presenta la storia di Ghiacciolino. Ghiacciolino era tutto solo e si stava proprio annoiando in quel freddo pomeriggio d'inverno. Nei giorni precedenti tutti i bambini del quartiere erano venuti ad ammirarlo, facendogli compagnia. «Che bello questo pupazzo di neve! Ha un'espressione davvero simpatica! Sembra quasi che possa parlare!» dicevano i bambini. «Certo che posso parlare!» rispondeva Ghiacciolino, ma i bambini non potevano sentirlo. Poi iniziò a fare molto freddo e i bambini non uscivano più di casa. I passanti camminavano frettolosamente e non si accorgevano di lui. «Se avessi un amico con cui parlare», pensava tristemente Ghiacciolino, cercando di attirare l'attenzione di qualcuno. Proprio in quel momento, un piccolo pettirosso si appoggiò sul suo lungo naso. «Ciao piccolino, chissà da dove arrivi», disse il pupazzo di neve osservando l'uccellino. «Ciao», disse il pettirosso, «vengo da un albero del parco. Oggi fa troppo freddo per restare nel mio nido, ho le ali ghiacciate». «Ma allora tu riesci a sentirmi?» disse Ghiacciolino sorpreso. «Sì, io posso sentirti», rispose il passerotto. «Tutti gli animali ti possono sentire». «Sono proprio felice di poter parlare con qualcuno. Io mi chiamo Ghiacciolino», disse il pupazzo di neve. «Io sono Filli. Che ne dici di ospitarmi nel tuo berretto così mi scaldo un po'?» chiese il passerotto. «Certo, accomodati pure», lo invitò Ghiacciolino, felice di avere finalmente compagnia. Da quel giorno Ghiacciolino e Filli divennero inseparabili fino all'arrivo della primavera. «Che peccato che tu ti stia sciogliendo!» esclamò Filli, vedendo che il suo amico diventava sempre più piccolo. «Non ti preoccupare, il prossimo inverno saremo ancora insieme e potrai scaldarti di nuovo nel mio berretto di lana». «Al prossimo inverno, allora!» cinguettò Filli volando via. «Al prossimo inverno, amico mio, non vedo l'ora di rivederti», rispose Ghiacciolino guardando Filli mentre si allontanava. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Fantavolando per essere sempre aggiornati sulle novità.